Gesù bambino, voglio parlarti oggi di un tema che mi sta molto a cuore, i nonni e tutti gli anziani. Per me è stata una grazia averli conosciuti e aver potuto ricevere il loro amore. Ho tanti ricordi bellissimi, uno dei miei preferiti è quando da bambino all'uscita da scuola, facendomi una sorpresa, veniva a prendermi mio nonno. Ero sempre felice, perché significava che si sarebbe fermato a pranzo con nonna e ogni volta c'era sempre un clima di festa e gioia. Ricordo che giocavamo tanto insieme e spesso raccontava aneddoti e storie passate, sempre interessanti e con saggi insegnamenti. Sono pieno di gratitudine verso i miei nonni perché hanno contribuito alla trasmissione genuina dei valori della vita e soprattutto della fede e della carità che la contraddistingue. Quella dei nonni e degli anziani è una vera e propria vocazione fatta di grazia e missione. Gesù, voglio affidarti questi speciali angeli custodi, in particolare tutti quelli che purtroppo vivono la dolorosa esperienza dell'abbandono, della solitudine, della fragilità che avanza ma che non trova consolazione e sollievo nell'affetto di una famiglia. Riconoscere il percorso e la storia dei nostri nonni e anziani significa condividere i loro sogni, attingere dal loro deposito di sapienza conservata nel tempo, contrastare nell'incontro la cultura dello scarto. C'è un serio rischio per le nuove generazioni. Senza la trasmissione di questa vita ricca di sapienza, perderemmo la memoria, il passato. I giovani, dai sogni degli anziani, traggono le loro visioni per un futuro migliore. Per camminare verso il futuro serve il passato, servono radici profonde che aiutano a vivere il presente e le sue sfide. Caro Gesù, vieni e aiutaci a costruire un mondo che viva un nuovo abbraccio tra i giovani e gli anziani. Con affetto, Francesco.